Carissimi, per l'intervento di oggi sul blog appoggiando Papa Francesco e per il gruppo Facebook, vi voglio trasmettere la mia preoccupazione per un frate del quale ho il più grande rispetto e che è il padre Paolo Dall'Oglio. Io voglio farvi vedere questa foto di questo frate. Non abbiamo notizie, alcune sono drammatiche perché lui è stato catturato in Siria e questo gesuita, e non abbiamo notizie se è ancora vivo o se è in mano a chissà quale gruppo. E io ho preso questo articolo perché vi voglio raccontare un po' della sua storia, di quello che lui fa. Lui è un gesuita italiano che ha fondato un monastero a Deir Marmusa ed ha vissuto 30 anni in Siria, quindi non è un improvvisato che è andato lì a fare un viaggio mediatico, ma è andato lì per cercare di salvare delle persone, di essere persona che potesse svolgere una mediazione con i gruppi armati che hanno preso questi prigionieri. Padre Paolo Dall'Oglio ha costruito e maturato una sua vocazione per l'ecumenismo e il dialogo fra cristianesimo ed islam. Parentesi, vi ho messo sul blog e sul gruppo Facebook proprio questa grande critica che questi gruppi retrogradi incorporati nei lefebristi hanno fatto contro il Papa, quando il Papa ha fatto il messaggio al mondo islamico per la fine del Ramadan. Paolo Dall'Oglio ha dedicato tutta la sua vita a creare un ponte tra le due comunità ed lui è sparito dal 29 luglio. È profondo conoscitore del mondo arabo ed è stato veramente un personaggio importante che ha costruito nel monastero di Marmusa. Secondo la tradizione è fondato da Mosè, un figlio di un re etiope che aveva rinunciato al trono per scegliere la vita eremita. Ha fondato una comunità che ha chiamato Deir Marmusa, una comunità monastica ecumenica approvata anche dalla Chiesa Siro-Cattolica, con religiosi cattolici ed ortodossi. Noi cerchiamo l'ecumenismo, si cerca di andare verso quello che Dio ha segnalato tramite gli apostoli, cioè un'unica Chiesa. Una chiesa che purtroppo nel corso dei suoi secoli si è divisa su tematiche fondamentali che non riesce a parlarsi. Ebbene, in questa comunità, quello che noi sogniamo di vedere nella nostra generazione, o perlomeno cerchiamo di creare le condizioni perché le generazioni successive possano raggiungere l'obiettivo dell'ecumenismo, ebbene, lui lo ha ricreato in questo monastero quando si è dedicato alla promozione del dialogo interconfessionale e alla reciproca conoscenza fra cristianesimo ed islam. La vita monastica ha tre punti fondamentali per padre Dall'Oglio: preghiera, che non dobbiamo mai dimenticare che è il primo punto per tutti, ospitalità verso tutti e lavoro fatto insieme. Vi voglio fare vedere delle foto del padre che parla con i suoi fedeli. Questa comunità accoglieva tutti, credenti e non, cristiani e musulmani, senza pretendere nulla, in uno spirito di fraternità. Ci si incontrava e si studiava, e lui aveva ha creato lì, io voglio pensare che non sia passato niente a questo padre che ogni giorno mette il telegiornale all'aspettativa di una notizia positiva. Non chiedeva ragioni, chiedeva soltanto rispetto, dialogo e sobrietà, e all'ora del tramonto alcuni si arrampicavano sulle montagne, tra le rocce, per aspettare la fine del giorno e poter pregare. Padre Paolo è stato cacciato dalla Siria nel giugno del 2012, oggi proprio, stamattina sentivo il telegiornale, sentivo come Stati Uniti e Inghilterra si stanno preoccupando per un intervento armato in Siria dopo tanti mesi di morti. Tra parentesi, sembra che ammazzare con i gas sia più grave che ammazzare migliaia e migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di persone con i fucili, con i coltelli, con le pietre. Questo poi dovremo anche discutere dei diversi pesi della maniera di ammazzare le persone, perché se uno ammazza per 20 anni con fucili, missili e compagnie, la comunità internazionale non si muove, se ammazza col gas si muovono. Questa è una piccola parentesi. Lui è stato cacciato dalla Siria a giugno del 2012
ed è un personaggio nato nel 1954, romano, è entrato nella Compagnia di Gesù nel 1975, quindi la compagnia del nostro caro Papa. Nel 1992 ha formato questa comunità religiosa mista che ha chiamato Al-Khalil, che in arabo significa l'amico di Dio, dove il punto fondamentale della sua iniziativa è proprio quello di creare e cercare il dialogo interreligioso. È stato costretto a lasciare il paese nel 2012, ha avuto vari premi, voglio ricordare la laurea honoris causa dell'Università Cattolica di Lovanio e il premio per la pace della regione Lombardia. Io spero veramente, l'articolo che vi sto leggendo è di Giulia Cerqueti, spero veramente che questo uomo si sia salvato e che possa ritornare a fare scuola di ecumenismo e che anche la sua missione di salvare le persone che erano state imprigionate vada a buon punto. Vi invito a pregare per lui e a prenderlo come modello.